Amiche ed amici, buonasera e benvenuti a 3 più 3 Musica in Movimento, da un'idea mia e di Filippo Credetti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, benvenuti. Brevemente, 3 più 3 Musica in Movimento, tre domande con tre interventi musicali legati alle domande. Facciamo il punto sulla situazione. Da 14 mesi il mondo della musica è completamente fermo, sta iniziando a ripartire, però comunque diciamo che noi non vogliamo vedere gli aspetti negativi, ma vogliamo in realtà mettere in evidenza gli aspetti positivi, perché comunque c'è stato in questi 14 mesi un grossissimo fermento, gli artisti si sono mossi, e, come dire, con progetti, idee nuove, eccetera, eccetera, e quindi noi vogliamo focalizzare la nostra attenzione su questo. Abbiamo una pagina Facebook e vi preghiamo di seguirci, abbiamo un canale YouTube che è il mio, quindi Veronica Fascione, vi chiediamo di iscrivervi, abbiamo le nostre 8 buone regole per vivere sereni che brevemente vado a leggervi, iscrivervi al canale YouTube di Veronica Fascione e poi dopo attivare la campanellina. Ricordatevi di mettere mi piace e commentare i video di 3 più 3 Musica e Movimento sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook, sentite voi quante cose dovete fare, condividere i nostri video sui social, parlare di noi agli amici, è un modo per tenere alta l'attenzione sulla musica e sui musicisti, quindi non solo su di noi, mettere mi piace alla pagina Facebook di 3 più 3 Musica e Movimento, ricorda di sostenere i musicisti acquistando i loro CD. E poi ricorda di tenerti libera libero il martedì alle 19. Sostieni la musica divertendoti. E queste sono le nostre 8 buone regole. Detto ciò, passo la parola a Filippo Crudetti. Ciao di nuovo a tutti. Bene, stasera abbiamo il piacere di intervistare il poliedrico batterista, musicista, compositore, scrittore Francesco Cusa. Ciao Francesco. Ecco, buonasera a tutti, con tanto di gattina che vai, vive qui a Demetra, vive addosso a vive e vegeta addosso a me. Bellissima. È troppo bella. Sì, è fantastica, dolcissima. Bene, allora, Francesco Cusa si presenta con questo brano che ora ascoltiamo. Allora, ci sono un po' di problemi tecnici perché stasera devo fare diverse cose, quindi vi chiedo pietà di me. Provo, Vai Veronica. Ditemi se è ok. Riuscite a vedere? No. Eccoci, perfetto, cominciamo subito bene. Adesso ora? Ecco, sì. Ok, partiamo con Antropofagi. Jazz, no jazz, no! Thank you.
Bellissimo. Bene, Francesco, allora parlaci un po' di questo brano, perché secondo te è il tuo brano più rappresentativo e perché questo titolo e come è nato questo progetto? Oddio, cioè, in realtà la scelta di un brano rappresentativo, tutte le cose che ho fatto, per me stesso risulta molto ardua, nel senso che mi dimentico di tutto, perché poi in realtà sia delle musiche che dei libri spesso mi chiedono che bella questa poesia che hai scritto, e dico quale, ho questa tendenza a rimuovere le cose. Certamente non sei il più rappresentativo, ma è rappresentativo una svolta, diciamo, importante nell'arco delle mie vicissitudini
gatto, che è il gatto giustamente a prova, che segna il passaggio tra un progetto mio che molti, alcuni si ricorderanno, che ha visto per un decennio avere Scrunch, che era questo gruppo dove scrivevo le mie cosacce. Questa è la prima versione di The Assassins, in realtà la prima versione discografica di The Assassins, che segna il passaggio. Mi interessavano queste sonorità, appunto, dell'organo Hammond. Diciamo, questa è la prima versione con Luca Dell'Anna, Flavio Zanuttini, e se non sbaglio qui c'è anche Piero Bitolbondo che fa in questa traccia. Sì. E quindi avevo iniziato a scrivere delle musiche appositamente per questo trio, che è il trio quartetto, e che avevano appunto questa caratteristica che ancora continua fino all'ultimo disco, di avere dei pezzi che finissero quasi sempre con la Y, per cui antropofagi, cospirologi, reumatologi, che è un po' un parafrasare, ironizzare su alcuni standard concettuali, no? del periodo d'oro del bebop, quando insomma la musica andava passando sempre di più da una parte, diciamo, del chakra del corpo, della danza, per andare a farsi sempre più intelletto, e quindi rivendicazioni da parte dei musicisti afroamericani, e quindi affrancamento attraverso un processo intellettuale che per molti aspetti darà origine appunto a delle meravigliose opere. I riferimenti qui scritturali sono più alla musica di Lenny Tristano. Infatti sono spesso linee melodiche, temi che non hanno accordi sotto volutamente, quindi potremmo dire quasi musica tra il seriale e l'armolodico. Ecco, questo diciamo è il focus. Però con delle sonorità blues, delle sonorità appunto quasi pop in certi casi, distogliere le attenzioni da troppi riferimenti di un certo tipo, ecco. Se possiamo bene dire. Allora, a questo punto ti chiederei: com'è nata la tua passione per la musica, perché hai deciso di dedicarti ad essa, che cosa vuoi trasmettere al tuo pubblico? Partiamo dalle origini. C'era musica in casa, si ascoltava musica, si faceva musica? Ma insomma, per nulla, nel senso che io ho iniziato molto tardi, ero un metallaro di quelli proprio tra i peggiori. Proprio di quelli... Ah, davvero? Metallaro? Però... Credevo nel dio metallo, proprio. Sono stata metallare anch'io. C'era qualcosa che intravedevo, insomma, che sentivo, subodoravo. E quindi fondamentalmente l'approccio alla batteria, insomma, avevo studiato in realtà pianoforte presso un insegnante privato, così, sai, che puoi fare, suona qualcosa, sì, pianoforte, vabbè, quindi avevo fatto un annetto di pianoforte con scarse passioni, e poi niente, a un certo punto, dopo il diploma, mia zia mi disse: cosa che vuoi che ti regali? Farai la prima cosa che mi viene in mente, una batteria, e da lì cominciò questo viaggio, che prima era fatto chiaramente di arrivò sto strumentaccio, così ci calpestavo con i piedi, nello senso del termine. E poi piano piano cominciarono gli approcci invece più seri con degli insegnanti privati, e poi con la scoperta di Siena Jazz, che ricordiamo negli anni 80-90 tutta questa mitologia del jazz era veramente mitologica per chi si accostasse con passione, no? Che poi era la stessa passione che ci faceva ascoltare i dischi al contrario dei Black Sabbath, no? Per capire, cioè, noi stavamo lì come dei deficienti. E mi ricordo che mi regalarono un disco di Art Blakey. Io non è che all'epoca mi entusiasmi, questa roba mi ha dato chissà quale tipo di gioia, anzi, dice, ma tutto sommato, abituato ai batteristi classici dalla storia del rock, mi sembrava anche uno non così bravo, no? Perciò abituato alle rullate di Ampelli, Made in Japan, queste robe qui, chiaramente diceva, ma che è sta roba? E quindi piano piano si passò dalla trafila, è sempre quella, metal, rock, fusion, funk, jazz. E quindi
da Siena Jazz tornammo con questa mitologia del jazz che è veramente ovviamente provinciale, e poi dalla Sicilia, e quindi tornavamo con queste informazioni che custodivamo, queste carpette piene di trascrizioni, addirittura c'era chi custodiva le poliritmie di Franco D'Andrea come se fossero proprio un carteggio Aspern, una roba documento, e insomma c'era questa mitologia qui. Peraltro sto caricando su mio Bandcamp, per chi volesse, tutta una serie di cassette dell'epoca, e ho appena caricato, devo dire che qualche l'hanno ascoltata con mio stupore, è una tra quelle che hanno ascoltato di più, le jam session meeting che si facevano a Siena Jazz negli anni, questi sono i primi anni 90. E quindi ecco, sì, raccontaci un po' qual era l'atmosfera che si viveva a Siena Jazz in quegli anni. C'erano appunto, vabbè, mi ricordo un giovanissimo Bollani, questo più avanti, ma insomma, c'erano annunzi, queste robe qui, e quindi chiaramente c'era questa, ricordo queste estati meravigliose con queste, ci si scriveva, allora Fortezza mi dice, su un foglio di carta e ci si prenotava. Mm-hmm. Quindi se poi finisco questa parte, da Siena Jazz nasce l'idea poi di emigrare da siciliano, ahimè adesso sono tornato felicemente, ma e di trovare un compromesso tra la mia velleità letterarie, perché ero iscritto a lettere, e la musica, che fu il DAMS di Bologna. Uh-huh. E diciamo che ho avuto la fortuna di beccare l'ultima parte gloriosa del DAMS di Bologna. Uh-huh. Avevo i docenti miei erano Umberto Eco, Loris Azzaroni, Teoria. Peggio avevo Aldo Clementi, uno dei più grandi compositori italiani, vabbè, insomma, Gianni Celati, per dire, quel periodo lì, magico. E da quell'humus nascerà tutto questo, di quella Bologna straordinaria ancora di quegli anni, perché nascerà il collettivo Basse Sfere, che si va, insomma, storie, se volete potrebbero rubarci molto tempo, non so quanto posso parlare, quindi magari mi taccio. No, chi parla. Racconta un po' com'era la situazione bolognese di quegli anni. Non ci dimentichiamo, scusa, una puntualizzazione, ecco, che va benissimo che tu ci racconti tutto, anche perché comunque appunto è stato un periodo come dire, sicuramente interessantissimo, però ecco, più che altro appunto Filippo sei te, no? Che giustamente lo sottolinea. Sì. La tua passione è nata per trasmettere, questo anche ci interessa, no? Cosa vuoi trasmettere al tuo pubblico. Esatto. Però guarda, va bene parlare, intanto ricordiamoci. Parliamo di Bologna, ecco, sì, di quel clima, che cosa hai vissuto, che cosa si poteva ascoltare, le tue esperienze, ecco. Ma diciamo che in quell'epoca, che chiamiamola epoca, ai primi anni 90, Bologna, quindi fine anni 80, primi anni 90, Bologna era ancora un centro culturale importante, ma veramente, cioè come prassi, non soltanto come sofisticata estrapolazione intellettuale, cioè lì proprio nascevano collettivi, dal DAMS di Bologna, dalla sede del DAMS partivano idee, proposte, progetti, e quindi era un continuo, non soltanto nell'ambito delle musiche, ma anche nell'ambito naturalmente del teatro, delle arti visive, tutte queste realtà interagivano assolutamente, i luoghi come appunto il famoso Link, che adesso c'è tutta la sede del comune di Bologna, il Link, ma ricordo l'isola del Cantiere, eccetera, eccetera, no? Tutti i luoghi in cui tutti i giorni il teatro occupato di Vernerio, dopo ho visto delle performance straordinarie, potevi vedere da Bill Frisel al Teatro d'Avanguardia, alle rassegne. E poi l'altra cosa interessante, e questo è un messaggio che va dato ai giovani oggi, essendo anche insegnante di conservatorio, so qual è il dramma che essi stanno vivendo, era un'epoca in cui la biodiversità, cioè si suonava veramente ovunque, ma ovunque. Uh-huh. E questa cosa però nasceva proprio anche da una voglia di auto-organizzarsi, certamente era un periodo diverso. Però diciamo, la classica frase, se la montagna non va da Maometto, ecco, eravamo noi a crearci anche le situazioni. È pur vero che ogni bar, per esempio la programmazione dell'Osteria dell'Orsa, che è un buco, oggi forse non si potrebbe più neanche suonare, vedeva tutti partecipare, cioè, ma dai grossi nomi a rassegne. E quindi questa biodiversità che viene meno proprio a metà degli anni 90, quando in qualche modo in Italia si struttura questa idea, insomma,
di pochi manager e di un'idea di jazz italiano che in qualche modo, dal mio punto di vista, rappresenta paradossalmente la sua condanna. Nel senso che per, lì c'era veramente un fermento che era spontaneo, ovviamente, ma anche organizzato. C'era un'organizzazione da parte delle giovani generazioni, c'era ancora questo spirito rivoluzionario, diciamo, usiamola pure sta parola, no? Mm-hmm. E oggi smuovere gli straordinari ragazzi, ci sono musicisti incredibili, persone fantastiche, smettiamo di dire che le nuove generazioni sono tutte sciocchezze, tutte stronzate, ci sono veramente delle eccellenze, ma non solo da un punto di vista tecnico di preparazione, anche come sensibilità, e riuscire ad intercettare tutta questa, perché la maggior parte di questi ragazzi mi dicono: ma noi vogliamo suonare, e noi stiamo creando un esercito di futuri insegnanti, di insegnanti, di conservatori. Spesso dico ai ragazzi, il primo giorno dico: ragazzi, ma poi siete iscritti alla parola al conservatorio. Cioè, ma perché un giovane dovrebbe scriversi una cosa che si chiama conservatorio? Dovrebbe chiamarsi, che so, innovatorio. Perché conservatorio? Cioè, nelle parole ci sono delle trappole. E quindi effettivamente se i ragazzi dicono... Quindi veramente questa rivoluzione è prima semantica, cioè parte dal linguaggio sempre. E il linguaggio interferisce con le nostre emozioni, con la nostra ontologia dell'essere. Non è che le parole nascono per caso. E qui andremo altrove. Mi fermo qui, dai, sennò poi... Certo. Bene, quindi a un certo punto nella sua vita bolognese comincia a arrivare a creare una tua idea di identità musicale, quindi nasce Basse Sfere. Quindi sì. Ecco, parlaci di Basse Sfere e qual è la tua idea musicale, cosa da allora in poi vuoi che arrivi al pubblico. Ma francamente adesso noi ci siamo occupati di anni per anni di killeraggio comunicativo, e tu lo sai perché hai fatto parte di un'altra realtà che si chiama Improvvisatori Involontari. In un mondo così museale, così chiuso, così retrivo, quale quello del jazz italiano, qualsiasi tentativo di, ma anche veramente ricordo che facevamo delle cose che da altre parti sarebbero state risibili, ma che ancora destavano, non dico scandalo, ma di turbamento. Ma già il fatto di chiamare un gruppo di assassins, qual è il senso di questa cosa qui? Nessuno, se non magari è del tutto casuale, il primo gruppo ancora mio si chiamava 666, quindi figurati, con tutti i riferimenti al demonio. Diciamo già questa cosa qui, quartet, dov'è il quartet, quintet, trio, capito? Ed è un contesto che va comunque... sgrossato, ripulito, rivestito, perché è una musica che su cui gravano, sono sedimentati tante di quelle informazioni, non essendo una musica endogena, una musica importata, che il rischio quasi sempre è quello di creare, non dico progetti caricaturali, ma non progetti, cioè progetti che scimmiottano il progetto. Mentre in realtà è interessante è che all'interno del jazz, e quindi del pubblico a cui ci dovremmo riferire, io cerco sempre di comunicare il mio aspetto del visionario, che come tu sai tocca la letteratura, il cinema, una sinestesia di cose. Tutte le mie musiche sono sempre, tra virgolette, cinematografiche, anche esplicitamente, se vuoi, nei progetti solo movie, dove mi occupo di sonorizzazione, certo, a Buster Keaton, per un pugno di dollari, eccetera. Ma fondamentalmente è una musica che ha bisogno di nutrimento, come dire, cioè, molti musicisti sono formati, strutturati sullo strumento. Difficilmente questa, cioè se tu fai una standard ABA nel 2021 e lo chiami, non lo so, I Remember California, per dire, che no. Cioè, che stai facendo? Ma lo fai esattamente così, no? Tipo, cioè, se io mi metto a fare uno sbraco, come si dice, un taglio su un quadro, mi prendono a calci da altre parti. Cioè, capisci come funziona? Oppure se sto zitto a fare 4 minuti e 33 di silenzio e 34 di silenzio, mi prendono giustamente, dovrebbero prendere a bottigliata nella testa. E quindi
che c'è sempre questo fenomeno locale dello scandalo, dell'innovazione, che innovazione non è. E quindi il rapporto con la conoscenza della storia del jazz in realtà è molto formale, perché poi cosa si studia della storia del jazz, cosa si è, qual è l'idioma del jazz che si insegna, è quello lì che si è potuto insegnare, cioè che arriva fino a ciò che è trascrivibile. E quindi oggi Charlie Parker si brucerebbe tutti gli omnibus, ne sono certo, perché una cristallizzazione di quella forma lì, no? C'è un bellissimo aneddoto, questo ve lo racconto, me l'hanno raccontato. Williams va alla Berkeley, non so in quali anni, forse negli anni 80-90, non mi ricordo, e c'è un allievo bravissimo che è pronto lì ad accoglierlo, tra i più preparati, e dice, Tony, caro Tony, ho trascritto un tuo solo, non mi ricordo quale disco, e te lo suono adesso. Effettivamente lo suona in maniera perfetta, no? E Tony Williams va da lui, gli fa i complimenti, dice, bravissimo, io non avrei mai saputo suonarlo così, usarlo. Che vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente, e lo sapete meglio di me, erano dei temi, spesso anche improvvisazioni, che venivano cristallizzate. Tutta la parte di jazz che comunque nella vita del jazz c'è, cioè il continuum, come fai in qualche modo a renderlo idioma quando dovresti avere anche una critica, di un reparto di musicologi in Italia? Come fai a parlare della musica di Steve Lehman senza essere veramente dentro la musica, in grado di... Si va sempre su una critica che è umorale, che è, insomma, molto letteraria, no? Quindi ha una preparazione effettiva che oggi è sostanzialmente, quindi il pubblico che ascolta, i ragazzi che vogliono, è sostanzialmente legata a YouTube, alla web, sono mezzi straordinari, no? Attraverso i quali noi possiamo fare vedere cose che un tempo ci saremmo sognati. Allo stesso tempo questa cosa qui azzera quella poesia, quella morfologia che è tipica del jazz, che è fatta di scambio di incontri e di insulti e i ragazzi non vanno a suonare e non trovano l'organizzatore che non gli dà neanche la stanza dove dormire. Avranno sempre un'idea del jazz mitica, patinata, cristallizzata, sì, certo. Bene, Veronica. Sì, allora, senti Francesco, allora, diciamo, dopo questo tuo intervento, quello che ti chiediamo è un po' più banale, però comunque è comunque importante, nel senso che il tuo primo ricordo musicale, qual è quello che per te è più significativo, che hai scelto, insomma, per stasera? Non è affatto una domanda banale, è la domanda, la D maiuscola. Beh, certamente non sarà il primo ricordo musicale, i primi ricordi musicali sono chiaramente questi giradischi che andavano, le favolette della notte con cui cercava mia madre di farmi dormire all'epoca, questi vari ricordi. Potrei cantarne anche qualcuna, ma non è il caso. Ma certamente la sigla di Belfagor ha terrorizzato e inquietato intere generazioni, perché vi ricordate, era l'epoca in cui negli anni 70, insomma, sparavano questi sceneggiati devastanti, poi la baronessa di Carini, ritratto, tutto in prima serata, e Belfagor andava in onda alle 7, quindi questa cosa, e c'era ricordo a casa dei miei nonni questa TV Fonola, vi ricordate? Forse, non so se Filippo tu, non so se ricordo, la TV con i canali, quelli che si chiamavano PA! Rumore, PA! Questa no. E la sintonia in bianco e nero, e alle 7 cominciava Belfagor. E vi assicuro che era un terrore panico, cioè, perché era magnetico, no? Il tutto culminava poi nella sigla finale, che ci lasciava esterrefatti, no? E quindi, vabbè, e Belfagor, la storia del fantasma del Louvre, per chi non lo sapesse, mi pare che sia Juliette Gréco la protagonista, se ricordo. E quindi, ma ho citato questa perché è una delle prime, ma la cosa più incredibile, forse avrei dovuto citarne altre, sono i finali degli stornelli con Lando Fiorini che cantava Il segno del comando,
cioè din don, amore, amore, che ti vedevi sta roba terrificante e poi arrivava questo stornello romano che rendeva veramente surreale la visione e sconcertava ancora di più. Quindi tutto l'humus in cui si inserisce, certamente sono le musiche che mi hanno influenzato, ma c'era come Andromeda, Albert e l'uomo nero, un'epoca secondo me straordinaria, irripetibile. I ragazzi dovrebbero crescere così, una vera maieutica è sperimentare il terrore, perché ricordate vecchie favole che oggi sono tutte un po' edulcorate, no? Ma cioè, parliamo di cannibalismo, di tutto ciò, no? Anzi, le crete cucinate dentro cose terrificanti, ma fondamentali, maieutiche per i bambini oggi sono iperprotetti, no? Questo non lo guardate. No, è vero, è vero. Belfagor a 5 anni che cresceranno meglio. Bene, quindi partiamo con il brano. Esatto, vediamo se mi riesce, ci provo. Allora, facciamo così. Come dicevi? Ci sta la pubblicità di Christian Dior, cioè proprio perfetto. Senti Francesco, invece una domanda, diciamo che è fuori dalle tre domande famose. La tua passione per il cinema come è nata? Se forse può anche essere in qualche modo collegata a quello che abbiamo appena visto, oppure non c'entra assolutamente nulla e... C'entra assolutamente, cioè si forma su quella straordinaria TV che è stata, ricordiamo TV, l'Italia degli anni, quella dell'Italia degli anni 70, dove in qualche modo è poi legata alla grande stagione del cinema. Io ho avuto la fortuna di, vabbè, in quegli anni il cinema era quasi, tra virgolette, un lusso, per cui andare al cinema era una festa. Per una festa, e quindi è legato molto questa, io ho una forma di godimento che mi manca da un anno e mezzo, che adesso spero riprenda, perché qui ancora io spesso vado al cinema da solo proprio per non avere distrazione, una dimensione assoluta, perché fondamentalmente per noi era legato al fatto che si andava al cinema a mangiare la pizza, capito? C'era tutta questa festa del sabato sera che era meravigliosa. Ricordo questi cinema di quella Catania negli 70, meravigliosi, tutti chiusi, c'era il Golden, il Real, ma erano delle opere d'arte queste strutture. È rimasto l'Odeon, che è un esempio di liberty meraviglioso, fin quando non lo chiudono, lo abbattono, spero di no. C'erano un sacco di sale, poi le arene, un plurale di arene. Catania, da questo punto di vista, era una città molto fortunata in quegli anni. E ovviamente c'era poi tutta la tradizione, per esempio nel nostro caso, del pecoreccio italiano, e noi scappavamo dalle scuole per andare a vedere i film di Gloria Guida, di Mitch Fener, che in quegli anni erano veramente scioccanti, perché nell'immaginario collettivo veramente il massimo che era concesso era la coscia della Raffaella Carrà, delle gemelle Kessler, che sembravano comunque una roba che ci turbava, no? O le riviste. Quindi poter andare al cinema e vedere dal vivo, posso dirlo, una tetta, una coscia, senza
una chiappa, cioè era una roba che noi ci mandava veramente da film di Tornatore, non c'è assolutamente alcuna differenza. E quindi era un immaginario fatto di questa impossibilità all'epoca anche di approcciarci in un certo modo. E quindi questa licenziosità, lo sdoganare l'elemento appunto del proibito, che poi trovò il suo culmine in realtà straordinario con Malizia, con una incredibile Laura Antonelli, e quindi c'era sempre questo tema comunque dell'adolescente, quasi sempre questi film vertono su questa dinamica adolescente, maestra, adolescente, infermiera, adolescente, eccetera, no? E quindi questa dinamica era molto vicina al nostro modo di sentire, perché guardavamo queste donne degli anni 70 come un oggetto, ancora parlo di noi ancora adolescenti, no? Quindi ancora non insomma diciottenni formati o sformati, quindi il cinema è legato fondamentalmente, il cinema è legato, sarà legato certamente a tutta una serie di impressioni che erano anche extra cinematografiche, e quindi al rituale della pizza, al rituale a questo buio in sala, che è una dimensione assolutamente di viaggio onirico, no? Di poter staccare. E io mi manca molto questa cosa, che non è ovviamente guardare un TV, per quanto possiamo avere delle TV sofisticate, e quella dimensione lì che no, è tutta un'altra cosa andare al cinema, sono d'accordo. Infatti quello che dicevi, appunto, c'è anche nell'autobiografia di Bergman, La Lanterna Magica, no? Che dice proprio quello, cioè la magia di trovarsi nella sala al buio. Esatto. Verissimo, sì. E poi diciamo che il cinema l'hai anche studiato al DAMS. Sì, non ero proprio iscritto a cinema, era una sezione musica, però ovviamente al DAMS in quegli anni, pensate un po' che io andavo a lezione, il mio fantastico professor Nanni d'estetica, ragazzi, guardate che se volete, mercoledì c'è un corso monografico di Peter Greenaway, cioè capito, era così il DAMS da allora, arrivava Peter Greenaway dall'altro. E per esempio il cinema di quegli anni bolognese era fantastico, perché c'era un ecco, lì c'è il rapporto con il cinema indipendente, lì c'erano delle sale che facevano delle robe, vabbè, oggi c'è il Lumiere, che è una realtà importante in Italia, ma all'epoca c'erano queste salette, vedevi di tutto, vedevi di tutto di più, e quindi anche il rapporto col cinema certamente tocca quella felice primavera bolognese, primavera per me chiaramente, anche se in realtà quello è il tramonto, secondo i racconti anche di molti, della belle époque bolognese che nasce negli anni 70 e tramonta insomma con metà degli anni 90 sostanzialmente. Francesco, scusa, perdonami, ho perso una cosa, perché ho questi suonini che mi partono. Dicevi attualmente invece Bologna, scusami, per il cinema? No, cioè, diciamo Bologna rimane comunque un centro culturale importante grazie per il cinema soprattutto al Lumière, che è una realtà importante, sapete, non so se la conoscete, è una realtà tra gli italiani tra le più importanti, che offre una filmografia ovviamente molto varia, e che va a spazio dal cinema d'essè al rapporto insomma col cinema storico e con l'attualità, quindi insomma è possibile vedere in più sale a orari poi a orari diversi tanto cinema, e soprattutto poi organizza questa straordinaria cosa che è il cinema in Piazza Maggiore, il cinema sotto le stelle, come si chiama, e quindi c'hai tutta l'estate che vedi gratuitamente tutta Piazza Maggiore e maxi schermo ogni sera un film diverso. Certo. Sì. Okay. Un po' diciamo come a Firenze, in piazza dove ci sono gli Uffizi, che da un po' di anni fanno d'estate il cinema sotto le stelle, e ci sono la riproposizione un po' di tutti, cioè dei vari festival che fanno, che prima erano quelli dell'Odeon, che è questa sala storica del cinema fiorentino che c'è dai primi del Novecento, tutte in stile Liberty, e poi si è spostata in un altro cinema, teatro, che c'è in centro,
e che veramente vengono fatti i più importanti festival cinematografici durante l'anno, ed estate poi lo ripropongono lì. Quindi si va dal cinema coreano, al cinema cinese, allo schermo dell'arte, sono tutti film dedicati appunto all'arte o a cose che riguardano il cinema delle donne, i cortometraggi, eccetera, insomma, ecco. Bene, allora, questa pandemia ha influito sulla tua creatività e che formula sei riuscito a trovare per superare questo momento, un progetto particolare? Non so. Dunque, il rammarico più grande che ho di questa pandemia è che ha bloccato due tour già pronti, Braviota a marzo e ottobre, di promozione del mio disco, che è The Uncle, è un disco a cui tengo molto, perché è un doppio CD dove suona il mio carissimo amico e grande musicista Gianni Enoci, musicista, intellettuale, straordinario, che è venuto a mancare nel settembre 2019. Questa cosa mi ha dato molto fastidio, perché chiaramente quando tu tiri fuori un disco dove un amico suona di dentro e crei per due volte due giri per omaggiarlo e saltano, questa è stata la cosa. E tra l'altro, due parole su Gianni Enoci vanno dette, invito ad ascoltare tutti e di ascoltare, di leggere il suo libro che è uscito postumo. Perché stiamo parlando di uno dei più grandi musicisti e intellettuali che questo paese abbia avuto, che in vita non ha raccolto, ma in realtà ha raccolto, raccoglierà sempre tutto ciò che avrebbe meritato, perché stiamo parlando di un musicista di una spessore incredibile. E quindi sono anni in cui mi manca anche questo rapporto, che era fatto ovviamente di movimento, insegnato a Monopoli per tanti anni in conservatorio, ma più che quello era l'occasione che Gianni viveva lì di avere, abbiamo registrato un meraviglioso disco duo che si chiama Wickedness, che è un'intera improvvisazione di 54 minuti, perché c'era lì lo studio a Monopoli dove lui spesso registrava. E adesso stiamo continuando, abbiamo realizzato un disco con Lennox Brothers, non so, praticamente Carlo Martino e Gianni Mimmo, cerchiamo di continuare questa cosa. Quindi la pandemia, da questo punto di vista, dall'altro, chiaramente io ho la fortuna di essere docente di conservatorio e quindi economicamente ho risentito, e sono fortunato, sono privilegiato rispetto a tanti altri colleghi, tantissimi, che non hanno avuto questa opportunità, perché sai, ricevere uno stipendio fisso in un momento del genere è tutto. Chi invece ha dovuto appunto faticare, però poi una breve considerazione a margine la devo fare per un'assurda, dal mio punto di vista, cura di teatri e cinema, cioè i posti dove ci si contagia meno, vabbè, insomma, lasciamo stare. E quindi fondamentalmente, per quanto mi riguarda, qui è stato un momento in cui, non che prima mi sia fermato, ma insomma, ora usciranno due dischi di quest'anno. Di altro ho scritto anche delle musiche nuove per un nuovo organico, ma fondamentalmente sto scrivendo un romanzo ambientato nel 2056, che uscirà, e che su cui sto dedicando molto, e uscirà un'ennesima raccolta di poesie, sarà la quinta, la sesta, insomma. Quindi diciamo, dal punto di vista, e poi soprattutto mi sono dedicato a questa casa, insomma, è l'anno per me molto felice, perché ho acquistato questa casa con il giardino, il posto di prova, eccetera. Quindi l'ho vissuta, diciamo, vivo dentro un'oasi verde che mi ha consentito di essere fortunato rispetto a tanti altri cittadini italiani. Quindi da questo punto di vista io l'ho retta bene la botta. Certamente insomma, ci sarebbe da parlare molto di questa storia qua. Mm-hmm. Mi auguro finita adesso, ho dei seri dubbi, ma spero di sì, che la si finisca. Ma in qualche modo, a ottobre, ora dei concerti di quest'estate, e quindi insomma spero di ripartire anch'io, andando in giro qua e là, perché mi manca anche la dimensione del musicista, che è quella del viaggio, poi sostanzialmente. Assolutamente. Certo, è la parte meno importante. Fondamentalmente si impara dagli autobus, dagli taxi, dalla relazione, dalle discussioni in macchina, in aereo, e quello è il senso del fare con gli altri, sì,
Certo, perché delle presentazioni dei libri, chiaramente anche questa dimensione qui, che ovviamente è lo streaming, senza demonizzare lo streaming, io ho insegnato benissimo streaming, è uno supporto importante che non può sostituire ovviamente il live, ma non possiamo neanche essere noi a dire quali saranno i metalinguaggi del futuro, saranno le nuove generazioni a dirlo. Cioè, io ho sempre rifiutato questa idea di demonizzare il mezzo. Magari in futuro, ragazzi, sarà realtà aumentata, ologrammi, presenze fisiche senza spostarsi da casa, e nessuno potrà dire se questo sarà un bene o sarà un male. Magari nasceranno nuove forme di conoscenza, di linguaggi che al momento ci sembrano come dire assurde, ma che insomma i cosiddetti primitivi digitali sono già un altro codice linguistico. Noi vecchi tromboni dobbiamo stare sostanzialmente zitti di fronte a ciò che questi ragazzi ascoltare molto, ciò che c'è da non imporre un'idea precostituita, perché i nostri canoni, i nostri tools sono già obsoleti, la verità è questa. Quindi vi stiamo consegnando un mondo sostanzialmente segno di frutto, ma la nostra cosa, sapienza, un mondo inquinato, corrotto, eccetera. Penso che di qualcosa di meglio forse potranno fare, senza con questo demonizzare passato, presente e futuro. Certo, sì. Quindi parlando un po' in generale, te vedi anche di buon occhio tutti i nuovi linguaggi che sono nati ultimamente con piattaforme tipo Twitch o cose... come il mondo dei videogiochi, tutte queste cose che in genere le persone insomma di una certa età non vedono tanto di buon occhio, ecco. Ma guarda, io sono, forse lo saprai, un videogiocatore incallito, cioè ho imparato più cose dalla PlayStation, che da qualsiasi trattato filosofico è assurdo definire ancora giochi questi universi. A parte che essere genitori oggi, insegnanti, senza conoscere questi nuovi linguaggi vuol dire essere tagliati fuori, e dal punto di vista proprio dei termini, della terminologia, perché ci sono proprio dei neologismi che nascono dalla frequentazione di questi mondi, e sottolineo mondi. Quindi, e siccome questa accelerazione è esponenziale, e mi auguro sia biotecnologica, perché adesso viviamo l'ipertrofia della tecnologia, no? Certo. No? E quindi tutto quanto in qualche modo è ipertrofico, quindi c'è tutto cellulari e robe iper, mentre magari il resto no. Ma quando questa accelerazione verrà armonizzata in qualche modo, tutti gli strumenti, ma probabilmente non avremo più certamente l'arte come la immaginiamo noi, probabilmente nel futuro non parleremo neanche più, perché ci connetteremo esattamente in rete come si connettono dei computer, certo. E non avremo più bisogno di parlare, condivideremo le emozioni. Una cosa che sta già scomparendo ora, mi sono accorto un po' anche con gli studi insomma all'università, è il fatto di utilizzare il computer, quindi quando uno scrive un'opera, che sia una composizione musicale o la scrittura di un libro, ormai si fa tutte, per cui tutto il lavoro che una volta si faceva della filologia e quindi dello studio di come viene costruita un'opera e quindi tutte le fasi intermedie prima di arrivare all'opera definitiva non si può più fare, perché non esiste più con i programmi che ci sono nel computer, videoscrittura eccetera, non abbiamo più la parte fisica cartacea con tutte le annotazioni, eccetera. Quindi sì, è un'altra cosa che va a scoprire. È un processo di costante acquisizione e perdita. È del tutto evidente che un tempio greco rispetto a una casa popolare degli anni 50-60 è più bello esteticamente. Però evidentemente se si è abbandonata quella forma, ahimè, di cultura, è perché uno studioso molto importante, che Peter Sloterdijk, sostiene che il linguaggio e l'alfabetizzazione, cioè questi 6.000-7.000 anni, ma sono molti di più in realtà,
sono stati un costo che una, un'azienda oggi che investisse sul linguaggio non si permette, non permetterebbe più. Sono stati un costo molto importante, e parlo dell'alfabetizzazione, cioè all'orale, ai caratteri a stampa, a ciò che... Perché ciò che è tecnologico è dalla ruota al fuoco, alla, al libro, il libro. Ma il libro prima era uno scandalo, cioè se in una commedia greca si voleva far ridere, si metteva un tizio che leggeva e tutti ridevano. Mm-hmm. O quello che accadeva a noi quando negli anni 90 si vedevi questi che camminavano col telefonino e gesticolavano, ah, che scemo. Quindi, siccome l'accelerazione esponenziale, noi tra 30-40 anni probabilmente avremo tecnologie che non possiamo neanche immaginare, ma che ovviamente i gruppi militari e i gruppi di corporation, la Apple, già conoscono benissimo. Certo. Quindi le musiche del futuro saranno qualcosa di, secondo me, totalmente sinestetico, magari meraviglioso, che condividerà i colori, emozioni, eccetera. Beh, ti dico l'ultima cosa e poi sicuramente noi tre, se fossimo in network reale, condivideremmo probabilmente tutto il nostro universo emotivo, quindi io vedrei i tuoi ricordi d'infanzia, quelli di Veronica e i miei, ma esattamente in rete, no? Questo perché, faccio una breve digressione, perché il nostro cervello a livello evolutivo è arrivato a un livello di encefalizzazione pari a 9, cioè praticamente non si può espandere più. Quindi noi abbiamo bisogno, l'animale più vicino a noi è il delfino che ha 5, non è la scimmia. Quindi noi abbiamo bisogno di fare un salto esponenziale che sarà determinato molto probabilmente da questa iperrete, da questo big network, che ci metterà tutti in rete per farci fare un salto della specie, se no rimaniamo su questo studio. E ciò di cui mi sto occupando nel romanzo che sto scrivendo. Ecco, quindi si può dire che è un romanzo un po' distopico? Ma sai, anche questa parola, sì, cioè, Orwell è distopico, bene, siamo in una realtà più che orwelliana, quasi, no? Huxley è distopico, diciamo che distopico è un altro di quei termini come resilienza che forse bisognerebbe un po'... Sì, lo è, bisogna intendersi sempre queste parole che cosa veicolano, no? Scienza, che vuol dire? Cioè, stiamo chiedendo, scienza significa conoscenza. Quindi fondamentalmente non è il metodo scientifico che basta. Certo, è di più. Eccetera, eccetera. La musica e l'arte sono lo strumento per eccellenza di indagine del sacro. Quindi figurati un jazzista col train, quando ascolti col train, non è che ascolti soltanto la sua incredibile perizia. Entri dentro un universo emotivo, atavico, che congiunge la musica sua a tutta quella che è venuta prima e quella che sarà. Certo. Lì sta la grandezza dell'arte, nella visionarietà. Un'arte che non sia visionaria, un'arte morta, non ha senso. Sì, ci sono, va bene per fare i matrimoni, figure nobili, orchestrali, sono figure nobilissime. Attenzione, sì. Sono due cose diverse. Due cose molto diverse, certo. Cioè, la missione dell'artista è una missione disperata. Per un artista che si definisca tale, anche se è un termine anche questo obsoleto. Cioè, un artista deve voler per forza cambiare e rivoluzionare il mondo, se no non fa arte. Sì, deve veicolare un messaggio che possa scuotere, insomma, gli animi, ecco. Deve consumarsi, deve darsi, non può accettare. Cioè, deve sempre essere in qualche modo contro. Anche se questa parola sembra... sì, lo deve essere, perché è uno stimolo a rompere anche ciò che di bello c'è. Bisogna uccidere il proprio maestro, prendere, diciamo, detto. Quindi bisogna prendere col treno e moto a un certo punto e ucciderli come devi uccidere i tuoi genitori, no? Perché sennò rimarrai sempre nel tributo, eternamente. Sì. Bene, allora io faccio sempre delle domande, poi terra, dopo tu voli molto alto, invece io ti riporto poi a terra. No. Scusa, allora. Dunque, il brano che hai scelto, che rappresenta appunto l'universo, diciamo, emotivo pandemico, è Conspirology. Ci spieghi e poi lo ascoltiamo, o lo ascoltiamo e poi ci spieghi, dimmi tu. Come volete voi. Ma lo spiego prima, dai. Sì, spiego, vai.
Allora, Filippo mi ha detto, vabbè, e più anche questa qui l'ho sparata, è proprio un, non è che ho scritto conspirologia, però fondamentalmente sì, torniamo sempre a queste tematiche, il pezzo è un po' un gioco, sempre verte sul gioco di parole, tu questi termini come complottismo, cospirazione, cioè siamo, abbiamo perso il senso della dimensione delle parole, complottisto è diciamo, delle persone che si mettono a complottare, 4, 5, 10, 100. Cospirare è una cosa un po' diversa, però sostanzialmente si avvicina. Quindi diciamo in questa epoca in cui fondamentalmente se tu denunci o ti ribelli o non sei d'accordo, passi dalla biforcazione complottista cospiratore, nel caso tu volessi ordire chissà quali, è un po' la trappola semantica in cui siamo e quindi anche musicale in cui siamo conficcati. Cioè se io stanno entrando dei nuovi tabù nella nostra, cioè se tu dici ho dei dubbi su questa epidemia, ho due dubbi sul vaccino Novax, automaticamente si è dicotomizzata, ghibellinizzata la realtà, e c'ho amici con cui che facevano che per una roba del genere, per i diritti costituzionali, soltanto qualche mese o anno avrebbero fatto le barricate, e quindi anche questa cosa del fotografarsi tutti col vaccino fatto, no? Come un desiderio di appartenenza, al di là poi ovviamente io sto parlando degli aspetti, come dire, appunto a proposito di cospirologi, degli aspetti legati alla semantica del linguaggio, non è che entro nel merito poi del farsi o meno, non è questo il punto. Il punto è la gestione economica di una sindemia più che pandemia. E quindi tutto questo ha modificato il nostro immaginario, lo ha totalmente stravolto. Quindi cospirologi è semplicemente un tentativo di riportare alla musica queste sensazioni che evidentemente c'era da qualche anno prima. Io avevo qualche sentore, perché studio questi fenomeni da un po' di anni, non mi ha stupito affatto questa roba qua, tant'è che quando è arrivata la prima notizia da Wuhan, io ho detto subito, eccoci, e tutti dicevano, ma dai, una roba della mia, aspettate, quindi questo più o meno, se vogliamo. Ok, bene. Allora, dopo questo intervento di Francesco, ascoltiamoci cospirologi, vediamo se io riesco a partire. Voi vedete tutto per bene? Niente per ora. Fantastico. Oh yeah! Allora, vediamo. Ecco. Aspettate. Ora? Ecco, sì. Pietà di me. Vado. Vai. Thank you.
Bene. Questo brano che io amo particolarmente, mi piace tantissimo, è un brano abbastanza complesso. Quanto in questo brano c'è di scritto e quanto c'è di improvvisato? Beh, innanzitutto è sempre, ripeto, una grande emozione di ascoltare il pianoforte di Gianni. Ricordo benissimo quella sessione, mi emoziona sempre ed è una figura che manca e mi manca. Con qui ci sono con lui c'è Giovanni Benvenuti e Ferdinando Romano. Ma guarda, in realtà la complessità apparente dell'evoluzione del pezzo è appunto apparente, nel senso che c'è un tema che avrei sentito all'inizio, ma il resto è un'improvvisazione che ho, diciamo, avevo chiesto ma relativamente di improvvisare all'interno delle cellule tematiche del tema, dei pezzi, ma del tutto liberamente. Quindi, diciamo, c'è questo riferimento sempre alle melodie di questo tema articolato, ma il resto è tutto un improvvisare libero dopo il vincolo del tema e del timing, che è molto jazz, come hai sentito. Quest'aniano, anche questo come tema. Ma poi c'è questa disgregazione finale che insomma era un po' prevista, ma ripeto, saremmo potuti andare anche da altre parti. Quindi c'è stato Giovanni, che chiaramente ha un approccio molto più, diciamo, di suonare tra virgolette dentro, e poi Gianni ha avuto questa grande capacità di far vaporizzare tutta questa tensione in maniera, secondo me, mirabile. Quindi, diciamo, questi lavori qui sono tutti incentrati su una forte tematicità e una libera improvvisazione a partire da questi temi, molto articolati tutti, perché mi interessava questo rapporto, ovviamente un po' è un omaggio e allo stesso tempo provocatorio di tutta un'epoca del jazz che traslerà appunto da queste invenzioni melodiche, tematiche, e poi a tutto quello che sarà l'armologia di Coleman e quindi la disgregazione di tutto ciò, che anche lì arriva come un bisogno sentito da parte della comunità afroamericana di distruggere gli idiomi inconsciamente, ma facciamo psicanalisi spicciola, gli idiomi comunque appartenenti e legati, comunque intrecciati con quella cultura comunque occidentale dominante, no? E quindi quello è un canto, un urlo che non ha molto poi a che vedere con tutto ciò che noi intendiamo con musica improvvisata, perché il momento del free jazz americano è ovviamente un movimento molto politicizzato, molto ideologizzato e molto spirituale, paradossalmente, perché insomma, Albert Tyler non è che sta facendo provocazione, fa ciò che sente. E sempre per citare Coltrane, possiamo vedere naturalmente nell'arco di un breve periodo tutta questa corsa dalla struttura alla disgregazione della struttura, che poi culminerà. Sì, l'ultimo periodo di Coltrane, certo. Sì. Ecco, un'altra cosa, quando io penso a Gianni Lenoci, sento Gianni Lenoci, la prima cosa che mi viene, che sento è il suo suono. Ha un suono cristallino, puro e molto, molto riconoscibile. Cioè, basta poche note e capisci che è lui, è proprio una cosa che lo caratterizza fortemente, secondo me, ecco. Assolutamente sì, ciò gli deriva dalla sua formazione classica. Lui era un pianista classico che ha scoperto il jazz anche lì, insomma, in maniera molto... È bello leggere il suo libro perché è un libro molto breve, molto intenso, dove lui racconta anche queste sue tappe. Hai detto benissimo, sì, è perché c'è questa matrice molto forte del tocco classico, che in qualche modo poi si va, tra virgolette, sporcandosi quando suona jazz, ma l'attacco è quello, eccetera.
Diciamo che sì, lo rende assolutamente, ma non solo quello, poi anche, hai detto bene, il suono è certamente la cifra più importante anche secondo me, ma c'è proprio un approccio originale proprio in tutta la sua maniera di approcciare anche il jazz tradizionale, quindi la sua maniera di suonarlo, di entrarci dentro e di uscirne fuori con tempo. Sì, non è mai convenzionale. Non è mai dentro un linguaggio, anche se... cioè, uno di quei pianisti che insomma dici ecco adesso ti suono questa roba come deve essere suonata, no, lui cercava sempre qualcosa che interrompesse questo circuito per creare nuovi circuiti, e quindi questo è il senso insomma della, secondo me, della grandezza di un artista come Gianni Enoci. Purtroppo in Italia, ma non solo in Italia, ma in Italia particolarmente, bisogna aspettare che la gente muoia, lo dico io perché non si muove, cioè ci sono i nostri critici nostrani che fanno 500-600 km per andare a vedere la prima oca starnazzante che viene da non so dove. Assolutamente. Pernacchi, ma vedi se si sono mai fatti 600 km per andare a Bari o a Monopoli, dove Gianni magari suonava in un bar con la pianola scassata, capito? C'è anche questo problema di svecchiare quest'idea che i francesi non hanno. Che siamo un paese provinciale, siamo un paese esterofilo ancora, nonostante tutto. Sì, sì. O siamo stupidamente conservatori negli aspetti più assolutamente d'accordo, sì. Ok, siamo capiti. Bene, allora, hai delle nuove idee su come approcciarti la musica post-Covid? È cambiato qualcosa per te? Cioè, il periodo del Covid può essere visto come uno spartiacque tra il prima e il dopo. Che cosa secondo te potrebbe cambiare? Ma io, caro Filippo, vorrei rifiutare di queste allora, anzi, già siamo avanti Cristo e dopo Cristo, pre-Covid, dopo Covid. No, rendiamo, no, attenzione ragazzi e ragazze, è importante questa storia qua. Cioè, è tutta una narrazione assurda. Se avessimo incentrato tutte queste problematiche sull'appendicite, per esempio, avremmo un appendicite, meta appendicite globale, tutti a toccarsi la pancia. Cioè, noi dimentichiamo quanto il linguaggio interferisca, ripeto, sull'ordine ontologico dell'essere. Quindi, se io continuo a dirmi c'è il Covid, sono malato, ma malo, creo. Le malattie vengono create non a caso nel 700, all'epoca della nosologia, della classificazione. Cominciamo a chiamare tutti questi. Un tempo comunque le malattie avevano una limitata diffusione perché si avevano meno variabili. Ora, la musica del post-Covid, certamente non sto misconoscendo quello che tu stai detto, che tu stai dicendo, perché è vero. Cioè, nel senso, io ci sono dentro, perché se poi faccio il fenomeno adesso che sto dicendo sta roba, è vero, perché io poi alla fine devo rientrare, devo partire, mi devo mettere la mascherina, quindi no, devo poco fare il fenomeno da questo punto di vista. Perché quello che dici tu è tragicamente vero. E quindi certo che la musica verrà influenzata da questa cosa qua, perché la gente è stata chiusa un anno e mezzo in casa, e quindi è del tutto normale che sarà, io mi auguro, una musica diversa, che ci sia, che questo periodo possa essere preso positivamente, e quindi far sì che molti in quest'anno e mezzo avranno potuto elaborare, che so, un sentire ambientale più importante, la capacità di riuscire ad apprezzare le cose che un tempo ci sembravano come dire normali, e quindi vabbè, anch'io affogo in questa retorica, ma è vero. Quindi andare a mangiare fuori, ieri sono uscito perché qui siamo diventati zona gialla e siamo andati fuori, capito? Cioè, eravamo emozionati, non è che non lo eravamo, quindi mentirei se facessi il fenomeno, però non è una cosa bella questa. No, assolutamente, certo. Dobbiamo farla diventare bella, ma non è bella. Quindi la musica sarà una musica che probabilmente da periodi di grandi crisi nascono perle, quindi magari, perché no, tutto questo bisogno di uscire, di fare, produrrà, assieme a tante cazzate, assieme a tante discoteche, cioè, voglio dire, a tanti inquinamenti e aberrazioni, proverà magari qualcosa di piacevole. Devo dire, certamente quello che sto vedendo, che succederà quest'estate, adesso c'è questo boom di tutto un jazz rinascente, tutto un cinema. Voglio vedere passata la buriana, che succede tra 2 o 3 mesi, al di là del Covid. Mettiamo che finisca. Non finirà mai, perché le epidemie, miei cari, questa è la bisaglia. Perché se continui con un regime globalizzato del tempo a disboscare, a inquinare, eccetera, e
non dico a vaccinare in massa, perché questo crea comunque delle variabili, altro che variabili di virus. È chiaro che la globalizzazione determinerà sempre più problematiche di mali, insomma. Quindi dovremo convivere con tutta questa realtà qui. Dobbiamo conviverci e dovremo probabilmente utilizzare, avremo degli strumenti ipertecnologici domani, per cui usciremo, misureremo la qualità dell'aria, non lo so, faremo una roba del genere. Oggi si può uscire, domani no, ieri sì, è tutto così. Sì, noi lo intendevamo, diciamo, giuste le osservazioni che hai fatto, condivisibili. Però anche da un punto di vista, che ne so, appunto tecnologico, nel senso, se appunto l'approccio, per dire banalmente, senza questa situazione non ti avremmo intervistato, non avremmo avuto modo di intervistarti, no? Quindi in questo senso, diciamo, un'occasione, una possibilità. Certo. È un po' come dicevi te ora, appunto, anche il fatto di... Poi, per carità, non voglio idealizzarlo questo momento, perché è faticosissimo e pesantissimo per tutti. Però, diciamo, anche appunto il riuscire, no, ad apprezzare. È capitato anche a me questa settimana, che sono uscita fuori appunto a cena con un amico e mi sembrava un evento incredibile e ero, no, felice, strafelice, no? A parte di poter stare in compagnia e conversare amabilmente. Ma insomma, ecco, capito? Quindi in questo senso. Però, diciamo, ora... L'aspetto invece più legato forse alla musica è l'aspetto appunto tecnologico, quindi delle possibilità che magari ti può in un certo qual modo offrire questa situazione, che non è detto, può darsi anche, come dici te, non cambia assolutamente nulla. Io mi auguro di no. Speravo che, come dire, questo momento fosse anche un momento un po' di riflessione, come diceva Camilla Battaglia, cioè lei si è fermata, come dire, e si è fermata, nel senso che si è fermata proprio a riflettere, no? Anche sulla produzione di musica, cioè, quindi, come dire, in questo senso intendevamo, ecco. Certamente pone una problematica fondamentale, delle grandi evoluzioni spirituali passano attraverso grandi traumi. Ora, è del tutto evidente che non possiamo continuare a consumare plastica, a sprecare le risorse in questo modo. Quindi questa pausa qui, vi ricordate l'anno scorso si parlava che la natura, insomma, stava rinascendo, si sentivano gli uccelli, eccetera. Bene, io ho l'impressione invece che da questa cosa qui, questo gioco del Tana liberi tutti sempre, in questa maniera schizofrenica, non fa che determinare un processo che paradossalmente è come i temporali, quando devi arrivano quelli, cioè l'aridità arriva, il temporale poi scompare. Quindi bisogna vedere che succederà. Certamente io sono un ottimista cronico, io penso che il futuro sarà meraviglioso, nel senso che probabilmente si passerà attraverso varie fasi di olocausti, come sempre è stato, ma il futuro comunque dell'umanità, se l'umanità dovrà evolversi e se sopravviverà, se ne ambienterà, non può continuare certo con questi parametri del pre-Covid, che erano più mostruosi. Il Covid arriva a ricordarci come noi eravamo arrivati oltre la soglia, insomma, di tolleranza per questo pianeta, a livello di risorse, eccetera, inquinamento, bla bla bla. E quindi questi momenti qua significano, innanzitutto, noi stiamo andando verso, di fronte a problematiche legate al lavoro che c'erano prima del Covid. Insomma, signori miei, questa apologia del lavoro finirà, perché non si lavorerà più. Già in Finlandia lavoravano 3 ore a settimana. Si andrà verso, c'è un sabbio di Rifkin che si chiama La fine del lavoro, che negli anni 90 già prevede tutti questi scenari qui. Probabilmente le macchine, gli androidi faranno il lavoro che non faremo più, e quindi ci sarà ovviamente una cosa che ci sembra incredibile: non avremo un reddito pro capite quando nasciamo, altro che il debito, ma perché lo spenderemo. Il problema è che il futuro della specie umana non è certamente nel corpo che viaggia nello spazio. I corpi non viaggiano nello spazio, probabilmente saremo musiche, etere, entità neuronali. E quindi tutte queste problematiche di adesso ci faranno un giorno sorridere. Però è pur vero che questa fase qui è una fase che ha cambiato assolutamente. Pensiamo non tanto a noi che siamo, ma pensiamo ai bambini che sono stati a scuola, all'asilo, e non hanno potuto avere contatto fisico. Hanno avuto, ovviamente si abbattono le difese immunitarie, perché se tu stai chiuso con la mascherina a casa sempre, non puoi toccare nessuno. Come in fine,
ci indeboliamo, ci viene l'herpes, moriamo. Quindi i bambini qui avranno elaborato una loro idea di questa fase qui e saranno loro a dirci cosa sarà il mondo del futuro. E perché non lo possiamo dire noi, perché tutto sommato abbiamo ancora un'immagine, una memoria della nostra infanzia. Questi non ce l'hanno. Cioè sì, questi lo vanno a dire, io ho vissuto una mascherina, separati, le sirene, cioè sono traumi per noi, loro magari li hanno vissuti in maniera molto più tra virgolette tranquilla, lo sappiamo questo. Assolutamente. Ok. Allora, no, tutte riflessioni interessanti, questa sui bambini mi piace, sì, in effetti è vero. E è vero anche che magari poi loro probabilmente forse non l'hanno vissuta in maniera così traumatica, forse come l'abbiamo vissuta noi, non è detto, non lo sappiamo, il futuro ci dirà poi alla fine. Perché forse non hanno vissuto determinate cose e per cui non hanno sviluppato determinate cose, non hanno memoria di certe dinamiche, quindi non soffrono neanche della mancanza di quelle cose. Se hai dei genitori angosciati avrai vissuto questo con angoscia. Certo. Pensa l'essere umano è un parassita vero, è molto più parassita dei virus per certi aspetti, perché noi abbiamo una capacità di adattamento impressionante, noi ci siamo adattati nell'arco di un breve tempo a questa situazione, se ci pensate bene. Quindi i bambini sono ancora più, chiaramente quella è una fase formativa però, dove le informazioni, il problema è quello che ci sono delle informazioni del corpo, non tanto il controllo della mente, di salive, scaracchi, sputi, schiaffi, graffi, certo. Sono fondamentali per il processo di apprendimento della crescita. Questo è il discorso fondamentale, ma non dimentichiamoci che probabilmente noi siamo cresciuti con un immaginario che è mitico, devo ricordarmi, ma chi è nato nel 2000 in poi vede già la sua nascita col filmino che è già nato, quindi avrà una visione, una memoria digitale di tutto ciò che... Quindi sì. Proust oggi probabilmente non avrebbe scritto la research, questa è la domanda. C'era tutta l'apio, sì, l'ho dovuto anche fare, ma insomma, si sarebbe andato a vedere il filmatino, no, la Madeleine, no, un dolce filmato. Bene. Senti Francesco, allora, un brano che tu leghi alla pandemia e diciamo tu hai scelto un brano di Sole Voci. E ti chiedo io se la scelta, diciamo, è stata per il brano in sé oppure se è il fatto che appunto siano sole voci, se mi interessa a me, diciamo, se il fatto appunto che sono sole voci ha un legame col fatto della rinascita. Allora, questo è un album che di qualche anno fa, di un bel po' di anni fa, insomma non può essere legato, però per me ce l'ha. Questo è un progetto, vabbè, io ho scritto questo metodo di conduction che si chiama Naked Performance. Ecco, magari spieghiamo un attimo, scusa, perché per tanti, ora magari... Sì, tanti non conoscono. Ecco, cos'è una conduction, quindi magari se allora, certo. Allora, la conduction è un sistema di, appunto, conduzione, di direzione orchestrale, che vogliamo usare, che è basato su dei simboli, diciamo il più... Bach Morris, che insomma ha coniato tutto un sistema di segni che il musicista, il performer, l'interprete, perché non è legata solo alla musica, per esempio il mio metodo, che peraltro è scaricabile gratuitamente da YouTube, iTunes, per PDF, è basato su tutta una serie di simboli che sono applicabili ai danzatori. Ho lavorato per esempio con danzatori, con pittori, non è strettamente musicale. Quindi, diciamo, da questa nascita di questo lavoro che ho fatto tanti anni, ma Filippo Migliare ci ha partecipato anche lui a qualche sessione di forse alla Casa del Jazz a Roma, abbiamo fatto quello sugli Squallor. Dove il omaggio agli Squallor, appunto, si poteva il pretesto degli Squallor per poi fare tutto, c'erano degli attori, dei performance, performer, eccetera. In questo caso ho pensato di fare un disco dove applicavo questa metodologia semplicemente a sette voci, a una cosa vocale. E ho scelto delle bellissime voci che parlano italiano, appunto citiamole: Cristina Zavalloni, Vincenzo Vasi, Alessio Pino, Caio Mattiuzzi, Marta Raviglia, che sto dimenticando. Cristina Renzetti,
e poi c'era Manuel Attanasio che era l'altra voce. E quindi è nata questa ovviamente questa conduction che abbiamo registrato a Torrione in mezza giornata di Ferrara, e è venuto fuori un pezzo che ovviamente nessuno potrà mai immaginare essere un pezzo improvvisato, che è questo De Mariage Oblè di Crolofilla, che sembra una composizione a tutti gli effetti, no? Grande merito più che mio, qui ho fatto semplicemente accendi e spegni sostanzialmente, e della straordinaria invenzione melodica dei performer, in questo caso le cantanti e dei cantanti che l'hanno fatto. È un bel segno di rinascita, perché mi dà questa idea di primavera, di matrimonio, di Lady Crolofilla, che forse chi ascolterà potrà anche rivivere. È un pezzo molto bello, che secondo me allude appunto a qualcosa di rinascita, di positivo, di risorgimento. Ok, perfetto, andiamo ad ascoltarlo, molto interessante, quindi sole voci. Sì. Bene. Secondo me hai detto proprio bene, è un brano molto fresco, primaverile, quasi diciamo sognante in qualche modo.
Demetra è venuta subito sulla spalla. Fantastica Demetra. Infatti pensavo prima, è stato anche l'anno dei gatti, o sbaglio? Sì, è stato l'anno dei gatti, tutto bene, brava. Proprio, ecco, mi ha ricordato, ecco, il più grande dono di questa pandemia, che non avevo mai pensato di prendere un gatto, mi è venuta all'improvviso, prima ho preso il prezzo, poi, brava. Ah, non li avevi mai avuti te i gatti prima? Le avevo avuti in una condivisione con una mia ragazza dell'epoca, ma, no, ma è stato un lampo, proprio così ho detto, cavolo, mi devo prendere un gatto. Ho aperto Facebook Gatti a Catania e ho visto Lucrezio e lo sono andato a prendere subito, ma senza un perché. Sì, è vero, brava, brava Veronica, hai detto una cosa importante che mi era sfuggita, è l'anno del gatto. Vabbè, ora io sono fissata con i gatti, quindi per cui ha fatto ora un bellissimo sbadiglio in diretta. Sì, sì. Bella, è meravigliosa. Troppo bellissima. Sì, sì. Bene, come abbiamo visto un po' da questa chiacchierata, gli interessi tuoi sono molteplici. Oltre alla musica e al cinema che sono venuti fuori, abbiamo trattato un pochino più en passant, diciamo, la letteratura, quindi sia la prosa che la poesia, ma poi in te ci sono anche altri interessi che vanno dallo yoga alla filosofia e a tutto il mondo esoterico. Ecco, tutto questo come nasce in te e come se si ritrova anche un po' nel quello che fai, quindi nella musica? Ma guarda, nasce con le stesse caratteristiche del resto, non c'è è un bisogno, diciamo, come dico sempre, scrivere, suonare, comporre, fare, è una urgenza che non si può, come avere dei figli che reclamano continuamente bisogno di nascere, no? E quindi quelli che mi dicono, ma sì, faccio un po' quello, in realtà non ci sono orari, è un mestiere che ti consuma, e io poi sono rivolto veramente a 360 gradi su tutto l'orizzonte conoscibile, quindi questa cosa qui mi crea sicuramente dei problemi, da molti punti di vista, ma anche nella carriera, perché chiaramente quando tu sei così aperto a tutto, è chiaro che oggi c'è bisogno di inquadrare comunque le fenomenologie artistiche anche, no? Dire questo fa questo, quello fa quello. Quindi arrivo mo io con tutte queste cose, mi occupo di filosofie, di demonologie versus jazz e non jazz. Chiaramente questa cosa, tra virgolette, spiazza, ma per fortuna, perché poi alla fine... Certo. Nella vita bisogna essere anche più originali in qualche modo, insomma. Non saprei. Non è che è una cosa che tu fai perché è una strategia di governo. No, assolutamente, certo. E questo non paga. Allora, ragazzi, non seguite il mio esempio. Non paga a livello di carriera, a niente. Non paga nulla, perché sì, c'è qualcuno che ti segue, che pazzo più pazzo di te, che ti viene dietro. Ed è bello, soltanto che si dorme su comodi cuscini la notte, non è poco, nel senso che spesso ti devi scontrare, ma questo scontro in qualche modo è sempre, non è mai volto mi dimentico di tutto, dopo 5 minuti posso avere delle arrabbiature o delle delusioni incredibili, ho imparato dopo 5 minuti, non ho imparato, sono così, non riesco a serbare poi alla fine rancore, proprio non c'è, quelli che se le legano al dito, io invece dopo un po' tutto quanto in qualche modo, vabbè dai, giusto, tra virgolette. E io ho cercato un po' di scrivere tutto questo nei miei libri, no? C'è un po', se volete faccio, vabbè, insomma, posso mandare un elenco, poi se volete lo posso linkare anche qui, nella chat, come preferite voi, lo leggo, lo allegate voi, per tutte le cose che ho scritto, dei dischi che ho fatto, ma insomma sono che vanno dai racconti, alla dimensione del racconto, dove c'è tutta questa tragedia di questi personaggi vinti, un tempo si sarebbe detto, con Verga, no? di questi fallimenti che sono meravigliosi, di questi personaggi borderline, nella poesia, nella saggistica, e, insomma ho scritto sostanzialmente due raccolte di racconti, un saggio che si chiama Surrealismo della pianta grassa, le raccolte di poesie, di aforismi, ma adesso sta per uscire un romanzo, un'altra raccolta di poesie, eccetera, eccetera. Quindi
diciamo che poi nei libri confluisce, ma anche nella musica, tutto questo processo di curiosità che è volto a... Cioè io voglio... Il mio grande rammarico umano è quello di non riuscire a vedere che succederà tra 1000 anni, tra 500, probabilmente sì. Quello è veramente perdersi dietro discussioni contingenti alla fine è assurdo, perché poi le grandi domande, le grandi tensioni sono rivolte a questo momento catartico, quello della morte, ossia del superamento di questa fase, della metamorfosi. Tutto quello che facciamo è volto, anche l'amore, le passioni, sono, che abbiamo questa grande spada di Damocle, questo tic e toc che in qualche modo segna quelle apparenti ore terrene, eccetera. E quindi diciamo tutto questo, quello che i buddhisti chiamano il grande spavento, no? Tutto questo confluisce la dimensione del tragico e della commedia, no? Com'è? Nell'antica Grecia, in qualche modo, questi due corni, questi antipodi, che stanno agli antipodi, cioè è una dimensione che invece che in me convive in maniera mirabile. Quanto è tragico e commedio, come dice, ilare la vita degli altri, per esempio, no? Cioè è pazzesco, si va tra un incredibile, delle cose più assurde, delle banalità per noi, un botto. Momenti che veramente arrivi come un pazzo, perché vedi, lei sta qui per esempio, no? Ma questa posa, questa cosa qui probabilmente significa semanticamente tante di quelle cose che io non riuscirò mai a cogliere, che vivo pensando che lei qui mi vuole dire, bene, ci scambiamo le fusa, no? Ma non è solo questo, magari nel suo universo pensa che sono uno stronzo, non si può sapere, no? Certo. Però tutto questo gioco di carte, no? È affascinante, perché sennò poi si invecchia e si muore male, non che, voglio dire, è tutto un processo, no? Che alchemico, che veramente, insomma, che rende l'esperienza del vivere meravigliosa, ma anche di chi è sfortunato, di chi sta male, di chi nasce storpio, con dei problemi, sì, perché comunque è comunque un dono, che lo so sembrano parole che uno dice così, ma no, si sta coi piedi per terra, consapevoli. E quindi nei miei libri vi parlo di questo. Certo. E se per finire il rapporto con la scrittura, in un periodo della sua vita ha avuto un forte rapporto con il collettivo bolognese di Yuming. Ma sì, ho collaborato tantissimo, più che altro con Roberto Buio, Yuming 1, abbiamo fatto tante cose. A parte che lui ha scritto, ha collaborato attivamente scrivendo prefazioni dei nostri dischi, ma una fu memorabile, un disco dimenticato, ma insomma che fece scalpore, che si chiama con gli Sweeters, ospite Yuming, Current Trends in Italian Musical Disaster, dove preconizzavamo già nel 2004, non mi ricordo, forse 2008, io avevo scritto i testi, e insomma questa cosa del jazz italiano, c'era cioè, ragazzo jazz, le scale delle classifiche, tutte cantate da Vincenzo Vasi, ma io le avevo scritte al bar prima di andare in sala, una roba così, è venuta fuori. E poi c'è la prefazione di Yuming, che oggi, se qualcuno ascoltasse quella prefazione, dove urla contro, fa nomi e cognomi, probabilmente sarebbe una cosa che non sarebbe neanche pubblicato, ci avrebbero querelato. Rifà il nome proprio e dice testa e corno. Quindi diciamo che era un'epoca in cui con improvvisatore involontario, basse sfere, aveva senso ancora fare le provocazioni all'interno di questo mondo. Che è un mondo, ripeto, che vive, è un peccato, perché poi ci sono delle eccellenze, ma io sostanzialmente nella paura dell'essere in qualche modo under control tutto, no? Quindi anche lo stesso Fassi del jazz, sempre, per carità, ci sono dei musicisti straordinari in Italia, abbiamo musicisti incredibili, attenzione, però c'è sempre, se ci fate caso, questa cosa del progettino, della musica, sì. tutto benino, tutto pacchettatino, cioè non ci si sporca più le mani, non lo so, sì. Non è impressione. Questo è. Bene, allora stiamo volgendo verso la fine della nostra bella, intensa chiacchierata, e ecco, se il nostro pubblico volesse
rimanere insomma in contatto con te? Hai delle pagine Facebook, la tua musica dove può essere trovata? Hai delle date a breve, insomma? Allora, vabbè, sicuramente la cosa migliore, se la mia musica si può trovare oggi, la cosa più facile è Bandcamp, perché ho caricato quasi tutta la mia discografia e molti oggetti, diciamo, bootleg, se ti sarebbe detto in tempo, no? I libri trovate ovunque, in libreria, ma soprattutto online, chiaramente, perché è più facile, le librerie arrivano subito, eccetera. Se volete posso mettere un link, mi dite dove, con tutto, ce l'ho fatto, ma dove lo devo mettere questo link? Ma questo link, ascolta Francesco, se me lo mandi ora in chat, poi dopo io lo aggiungo sotto al video che pubblichiamo su YouTube. Sì, sì, sì. E quindi fondamentalmente, guarda, lo faccio subito perché ce l'ho qua davanti. Sì, grazie. Dai, grazie mille. Io ho scritto anche Bandcamp perché comunque, diciamo, fra di noi è abbastanza conosciuto, però secondo me, insomma. Sì, al di fuori di quelli, insomma, che si occupano di musica e grande pubblico, ecco, diciamo, secondo me non è per nulla conosciuto. Ma le ho messo tutto, è venuto per la metà, non è venuto tutto. Ah. Non so perché si è fermato, perché forse c'è un limite al testo. A me dà problemi di connessione sulla chat, infatti non so stasera, comunque mi è arrivato, sì, però diciamo sulla chat... con gli altri, no, mi è arrivato, grazie. È arrivato, ma è a metà. È l'ultima parte che manca. Mi manca una buona parte, vabbè, se no lo mando in qualche altro modo, lo mando a te Filippo e poi lo metti tu, non so come mandarlo. Va bene, sì, lo mandi per email. E anche, va bene, sì. E poi giro a Veronica, certo, sì. E quindi sì, di progetti, adesso riprendiamo, abbiamo un po' qualche festival quest'estate che riprende, quindi... Sicuramente il primo appuntamento per quanto mi riguarda è con il 30 giugno a San Vito il Tagliamento, con The Assassins, con Valeria Sturba, Gianni Benvenuti e Ferdinando Romano. Il 30 giugno, per l'1 luglio saremo in Slovenia, poi si salta qualche data a Catania Jazz, mi pare, insomma c'è un po' di roba in giro fino a ottobre, ma non tanto, però tutte cose... diciamo più che dignitoso, festival, belle situazioni, diciamo. Sia con The Assassins che con FCT Trio, che è la parte acustica, quindi spero di incontrare qualcuno a concerti di voi, è bellissimo. Firenze non è tutto tanto. Un posto molto difficile. Meglio non commentare sul fatto che... Sì. Forse, attenzione, avevo detto, forse però a settembre potrebbe esserci... Dai! Forse, non dovevi dirlo, con Enrico Romero che mi ha annunciato una roba, però... Dai! Bravo Romero! Fantastico, ecco. Fantastico! È una bella cosa! Bene. Allora Francesco, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata che è stata facile, abbiamo spaziato io ho cercato di seguirti in questi voli pindarici e insomma è stato molto interessante. E quindi ti ringraziamo anche per molto, essere grazie davvero disponibile per questa bella trasmissione che fate, è molto bello perché condividiamo insieme. Voi ci avete l'appuntamento del martedì, ricordiamo, tutti i martedì alle 19. Alle 19, e io ricordo quello mio, la mia trasmissione che si occupa di tutto. Ecco. E cosa si occupa? Sul mio canale YouTube ne abbiamo una molto interessante. La prossima giovedì, io vado in onda giovedì alle 10 di sera. Un comitato di redazione, ci saranno ospiti, sarà sull'acqua, quindi sull'infinito dell'acqua, con due straordinari ospiti, che Paolo Renardi, che è un divulgatore scientifico straordinario, e il professor estibologo, neurologo, dottor Urzi, che è un'altra persona incredibile. Quindi ogni giovedì. Bene. Ok, grazie di avercelo segnalato, interessante. Bene. E dunque, allora, una cosa importante, io volevo oltre appunto a ringraziare Francesco e ringraziare voi che siete stati con noi, segnalare appunto il nostro prossimo appuntamento che sarà il 25 di maggio, sempre alle 19, sempre sul canale Veronica Fascione, con Nazareno Caputo e diciamo una cosa interessante è che abbiamo uno strumento nuovo, abbiamo il vibrafono. Quindi, entriamo in un altro mondo, scopriamo un altro mondo, insomma, sarà interessante. Sì, esatto. E prima di salutarci,
una piccola riflessione, Francesco, che cosa rappresenta e suscita in te il tuo strumento, quindi la batteria? Oddio, un rapporto di amore e odio, perché la batteria è una palla, cioè ragazzi, la batteria, cioè, o la trovi lì bella pronta, come, se no è uno strumento infernale, non lo farei mai più, non tornerei mai di portarsi questa batteria dietro. E chiaramente poi un rapporto di grande amore, perché è uno strumento che evoca il suono primario, che sono due sono i suoni primari, voce, ritmo, percussione. E ricordo un progetto con Gaia Mattiuzzi, che era Skin Shout, che fece dei dischi e tutto un po' di batteria. Bellissimo, poi, sì. Non so, però poi Gaia l'ha voluto interrompere. No, vabbè, era fantastico. Grande Gaia, insomma, però era un progetto che mi piaceva molto. E quindi sostanzialmente la batteria ha questa grande capacità di riportarti, insomma, alle origini del tuo, della tua funzionalità, nel caso più brutale, e poi nel caso nostro invece, che ci complichiamo la vita con tutte le sue sofisticate ricerche sul ritmo, è veramente un lavoro che ovviamente, come tutti gli strumenti eccetera, ma qui c'è un rapporto veramente proprio viscerale con lo strumento, quindi ha questa grande capacità di riconnetterti col boh, col ritmo ancestrale, diciamo, queste puttanate qua, ma sono vere, cioè nel senso è vero, però è anche un po' una puttanata, perché è anche vero che quando stai lì spesso stai a lavorare su sistemi di scomposizione e cose in cui tutto il rapporto sul suono si trasferisce qui sulla testa, e lì diventa un altro strumento ancora, quindi è uno strumento strano la batteria, non ci si abitua mai la batteria. Forse per quello l'hai scelto? Sì, l'ho scelto lei. Io proprio non avevo, come ti ho detto, proprio, ma proprio non ci dissi la prima cazzata che mi viene, batteria, dire bombarda, xilofono, niente, dissi boom, sta roba qui. Vabbè, dai, però è vero, delle volte si fa, cioè si dicono delle cose così, però poi in realtà non sono un caso, no? E quindi... No, inconsciamente magari sul coscio ti ha chiamato, ecco, insomma. Ma avevo un'attività da sportivo e calciatore, mi divertivo come un pazzo, sono entrato dentro questa dannazione del jazz, va bene. Noi ti ringraziamo ancora tantissimo, grazie Francesco, grazie di essere stato con noi. Grazie di avermi invitato. Grazie. Aspetta, scriviamolo anche con la dannazione del jazz, mi piace. Ah, su questo è una domanda da fare lì, ma lì poi non voglio scoraggiare tutti gli entusiasmi, lì sennò poi divento napalmizzo tutto, dico no, un cazzatino rock, pop, si diverte molto di più. Che cazzo fa di jazz, la musica? Segaioli, dai. Bene, dai. Okay. Francesco, davvero grazie mille ancora. Grazie a voi. Niente, grazie a tutti, buona serata. E... grazie a tutti. Ciao, allora, l'appuntamento di Francesco di giovedì e il nostro per martedì prossimo. Vai, bravo Crudetti, che ti controllo io, anche a distanza. Sì, certo. Ciao. Veronica, ciao, ciao. Ciao.